E bella a tutti plini miei, benvenuti in questo nuovo video. Come sempre io sono Technoid e siamo tornati con un nuovissimo glitch. E come sapete playerini, i miei glitch sono sempre qualcosa di davvero epico. Ladies and gentlemen, tenetevi forte perché oggi vi insegnerò un metodo per fare spawn kill attraverso il muro, ovviamente sempre su Rumble Six Siege. Senza perderci in chiacchiere, passiamo subito a vedere come fare questo glitch. Per fare questo glitch vi servirà prima di tutto un operatore che abbia in possesso lo scudo, come ad esempio Jäger oppure Frost. E come seconda cosa dovrete avere un amico che vi aiuti a fare questo glitch. Questo glitch, playerini, funziona nella mappa casa, esattamente nella stanza camera matrimoniale. E per farlo dovrete prima di tutto andare a posizionare lo scudo esattamente di fronte a questa libreria. A questo punto dovrete chiedere a un vostro compagno di mettersi di fronte allo scudo e di cominciare a scattare. Il vostro compagno comincerà a vibrare. Di conseguenza voi dovrete mettervi dall'altra parte dello scudo e dovrete scavalcare. In questo modo il vostro compagno vi spingerà oltre questa libreria, facendovi glitchare dentro al muro. E come potete vedere, playerini miei, da qui potrete vedere che cosa c'è oltre il muro e di conseguenza spawn killare tutti i vostri nemici che spawneranno esattamente in quel punto, dato che, come tutti sapete, nella mappa casa nella maggior parte delle volte si spawna in questo punto. Però mi raccomando, state molto attenti a non farvi vedere dai vostri nemici e di conseguenza farvi uccidere. Ora tutti quelli che avranno paura di subire questo glitch diranno: ah, meno male, mi posso difendere da questo glitch. Ma è qua che ti sbagli, perché dato che siamo in un glitch di Technoid, mi dispiace, ma non ti puoi difendere, perché chi farà questo glitch sarà completamente invulnerabile. Guarda che faccia, non se l'aspettava. Come potete vedere, playerini, i colpi dei vostri nemici non passeranno oltre al muro e di conseguenza non vi feriranno. E invece voi potrete ferirli, ucciderli, fare spawn kill e farli pure incazzare. Niente! Lungna neri, Andrea, te bo spel! Ora andremo a vedere come eseguire questo glitch dal punto di vista dell'amico che vi aiuterà. Come detto prima, dovrà piazzare lo scudo. A questo punto dovrà cominciare a scattare in direzione dello scudo, che lo farà di conseguenza vibrare. Voi dovrete salire sopra lo scudo e, come vedrete, il vostro amico vi spingerà e vi farà glitchare. E una volta che i vostri nemici spawneranno, non si accorgeranno minimamente che voi sarete già lì ad aspettarli per ucciderli. Questo glitch, playerini, è molto utile anche quando dovrete difendere o un obiettivo o l'ostaggio o una bomba dentro a camera matrimoniale. Infatti, come potete vedere, voi sarete dentro alla libreria e i vostri nemici faranno molta fatica a vedervi in mezzo a quei libri. Flutto nell'aria, ulala. E di conseguenza la contesa potrebbe essere infinita finché voi non li ucciderete. Questo glitch ha un'aura potentissima. Sì, è decisamente la più potente rispetto agli altri glitch. E playerini miei, direi che siamo arrivati anche alla fine di questo video e come sempre è arrivato il momento di passare al nostro amatissimo angolo dei saluti, ovvero l'angolo dove andrò a salutare i commenti che hanno ricevuto più like da voi playerini nei miei ultimi video. Saluto Just Gabbro, Golden Power, Mister Biagio, Rainbow Six Siege Italian Community, Simone 40, Mamaluga, Psycho, Brown 87, Jack Lee, Isacco YouTube, Lori 00. E
se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, ricordati di lasciare un bel commento qui sotto, in modo che i playerini lo votino e che io lo possa vedere e di conseguenza aggiungere nell'angolo dei saluti. Vabbè, insomma, ormai sapete come funziona. Mi raccomando, playerini, provate questo glitch. Soprattutto mi raccomando, vi consiglio di farlo nelle partite personalizzate e nelle libere. Evitiamo di farlo in classificata, sennò poi sapete come va a finire. Arrivano sempre quelli sotto al video: rovini il gioco. Però alla fine questi qua non hanno mai pensato che magari grazie ai miei glitch magari questo video potrebbe arrivare a Ubisoft e magari aiutarli a correggere un po' questo gioco. Però loro questo punto di vista non lo calcolano proprio per niente e sanno solo dire rovini il gioco Tecnoid. E che dire, playerini, vi ricordo che ho aperto le community PS4 Xbox One, che trovate sempre qui sotto nei commenti. Perciò andate subito ad iscrivervi alla community. Sentite in che modo dico community. Vabbè, andate subito ad iscrivervi alla community e condividete i vostri video all'interno della community, perché è proprio lì che andrò a prendere i vostri video e li metterò tutti insieme in un futuro video. Come sempre vi invito a rimanere sempre aggiornati sulla mia pagina Instagram, perché è lì che pubblicherò quando sarò online per fare un video o un minigioco con voi. Come sempre vi invito a lasciare un pollicione in su, arriviamo almeno a 2000 like per questo video. Mi raccomando, attivate la campanella, iscrivetevi al canale e per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella, playerini!